Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo vissuto una sorta di introduzione alla trama principale del gioco e ci eravamo lasciati davanti al banco degli starter con un quesito importantissimo, ossia quale Pokémon ci accompagnerà in questo suicidio assistito. E voi ragazzi nei commenti avete scelto Lilligant, che effettivamente, ripensandoci un attimino fuori parte, è l'unico che potrebbe dare qualcosa di importante, che potrebbe tipo farci sopravvivere, per dirne una. Quindi ragazzi, direi di non perderci in ulteriori indugi. Mi raccomando, lasciate tanti bei mi piace, tanti bei commenti, rispondete alla domanda del giorno, fatemi vedere che questa serie vi piace come avete fatto nel primo episodio. E io direi ragazzi che possiamo andare a prendere il nostro carissimo Lilligant. Creepy ottiene Lilligant. Ho pensato anche un soprannome fuori parte per questo Pokémon e lo chiamerò Lilly, però con la maiuscola. Lilly, come il personaggio di settima generazione, per il semplice fatto che un pochino me la ricorda. E poi penso che derivino circa dalla stessa pianta. Ora non vorrei... Il nome, dovrebbe derivare dalla stessa pianta, quindi Lilios, se non sbaglio. Però non vorrei dire una stronzata. Nel frattempo Damian ottiene il suo starter, che se non è randomizzato di nuovo dovrebbe essere Mascherine. Adesso lo scopriremo, signori miei. Rival Damian vuole combattere, manda in capo... Ok, perfetto, questa cosa è stata molto utile. Chissà se l'ho shot, anche perché noto adesso che siamo a livello 7, quindi siamo un attimino più forti del normale. Send attack. Ok ragazzi, tra l'altro a brevissimo, cioè nella Shade Forest, dove vi ricordo dobbiamo andare a prendere una pietra da consegnare ad Augur senza un motivo apparente, avremo una cattura ragazzi, e quindi io mi fermerò tra poco a prendere anche delle Pokéball, perché ne abbiamo solo 5. E si sa che la cattura più difficile di una Nuzlocke è la prima, sempre, sempre così. Perfetto, prima battaglia raga è filata tutta liscia. Wow, you're a great battler. Ok, perfetto, sì, affronterò la palestra. Ok, andiamo alla Shade Forest, c'hai ragione. C'è una cava per trovare la pietra rara, perfetto, un nome per una pietra fantastica. Pensate se gli scienziati chiamassero tipo le pietre pietra preziosa, pietra rara, pietra comune. Il bordello in sostanza. Ok, questo intanto mi pare ci abbia dato il Pokédex. Olè, perfetto, usciamo da qua ragazzi. Direi di andare subito al centro Pokémon. Non tanto per curarci, cioè famo anche quello già che ci... Oddio, magari ci ha già curato il tizio Caio. Ok, perfetto, questo è il Pokédex, figo. Ok, no, perfetto, non ci ha curato. Quindi ci curiamo al centro Pokémon per prima cosa. E poi prendiamo un po' di Pokéball, che non c'è il market. Però penso sia in una delle due scale, raga. Non temete, tra l'altro quelle scale lì sono sproporzionatissime, cioè sono proprio prospettivamente sbagliate. Vediamo se è giù il market. Direi di sì, no? Il negozio di vestiti. No! Grazie, perfetto. Comunque ragazzi, mi sono anche dimenticato di entrare. Cioè non è che mi sono dimenticato di entrare nella Shade Forest per prendere gli strumenti, è che non ci potevo entrare, quindi sti cavoli. Ok, perfetto, prendiamo un bel po' di Pokéball. Direi di prenderne tipo 5. Magari qualche antidoto, già che ci siamo, che mi pare che non ne abbiamo trovati. E poi prendiamo, tipo 4 pozioni a muzzo e quasi quasi anche un repellente, raga. Così almeno appena facciamo la cattura, se facciamo la cattura, se ci riusciamo più che altro, vedrò di utilizzare i repellenti per velocizzare le cose, che non vorrei fare episodi di 40 minuti, sapete com'è, no? Tendo a farli più corti se riesco. Ok, direi che come primissima cosa potremmo buttarci a prendere quello strumento, che è un Pokégear a caso, però va bene così. Perfetto, trovare Pokégear per terra, potremmo andare in questura a denunciare, però noi ovviamente li teniamo perché siamo monelli. Ok, Pokémon, lo indovino dal verso. Ipno, l'ho preso. Vabbè che lo conosco da mo' Ipno, però ok. Non so quanto possa essere considerato buono Ipno, però sicuramente una cattura accettabile, cioè almeno penso. Quindi non male, non male, mi piace sta cosa. Ok, confusione, potrebbe... Sì, mi sembra un buon Poké, direi che potrebbe essere un buon Pokémon, raga. Allora, andiamo di Pokéball subito, raga, con un'arroganza che non sta né in cielo né in terra. Vai così, vediamo se riusciamo a prenderlo, cazzo, rimanici dentro che ho bisogno di un secondo membro.
Sapete che io me lo sentivo oh bello c'è ipnosi. Io me lo sentivo comunque un po' dentro che questa cosa qua non sarebbe andata a buon fine. Ah ragazzi, fatemi sapere nei commenti come si velocizza il gioco, se riuscite, perché io non mi ricordo bene. Cioè non è che non mi ricordo bene, non riesco a trovare nessun modo per velocizzare. Ho premuto 300 tasti. Mi pare ci sia assolutamente un modo per farlo, però evidentemente io c'ho qualche spasmo muscolare. Detto ciò, dai ipno, entraci. Questo qua cazzo è femmina, come lo chiamo un ipno femmina? Per il maschio avrei avuto il nome, ma per la femmina, cioè io che cosa faccio? Gentilmente, può insinuarsi all'interno della sfera poké? Grazie, no, perché sono tre volte che faccio tre giri. Io non voglio sclerare ad inizio serie. No. Date un titolo a questa battaglia nei commenti. Descrivete in tre parole quello che sta succedendo adesso. Mi ha fatto per quattro volte di fila tre giri. Ok, cioè se non è una presa per il culo questa, non lo so che cos'è. Un video challenge, non ne ho idea. Per piacere. Guarda, adesso ne fa pure due. Neanche la gioia di bestemmiare il clero. Dai, su, per piacere, fammi. Che roba. Mi ero dimenticato quanto fosse uno sclero fare ste cose. Non commento. Ok. Ora. Proviamo a fare un Leech Seed. Ma lo mandiamo a vita rossa. Dalla vita rossa. Proviamo a catturarlo. Solo che poi muore. E quindi non va bene sta cosa. E io non ho più Pokéball, dopo c'è una caverna, io dovrei farci le catture in quella caverna. Quindi dovrò tagliare, tornare indietro a prendere Pokéball dopo aver battuto alcuni allenatori. Sempre se li batto. Oh, Gesù esiste, grazie. Come lo chiamo un ipno femmina, raga? Non lo so, ipno femmina. È giallo, c'ha la barba. C'ha la barba, è una femmina con la barba. Yo-yo, lo chiamo, non lo so, è uno psiche, un... Boh, sapessi chi è la femmina di Tel e Pat, potrei anche provare a chiamarlo così, però, raga, sono asessuati quegli uomini, quei ragazzini, che tanto si sa ormai, vabbè, basta, lasciamo quello che è della Eglock alla Eglock. Non lo so, come potrei chiamarlo un ipno femmina? Lo chiamo Ono, per Yoko Ono, che se non sbaglio era tipo una sorta di veggente venuta male. Ok, perfetto, ora andiamo a curarci, raga, tanto io di soldi non ne ho più, quindi Pokéball non posso prenderne. Faccio così, raga, affronto un paio di allenatori, poi torno indietro e quando ho i soldi prendo delle Pokéball per fare anche la cattura nella grotta. Sì. Al suo perché come cosa. Perfetto, andiamo ragazzi. È stato traumatico come inizio. Come inizio è stato davvero traumatico si dice, signori miei. Attenzione all'italiano che si evolve. Dante che è nella tomba sta veramente facendo le seghe ai mostri viventi. Ok, Shade Forest, famoso rapper, signori miei. Tra l'altro dovrà uscire a breve un video sul rap allucinante. Comunque, ok, Montanaro, raga, attenzione, vediamo il suo nome di battaglia. Hiker Max, ok, perfetto. Lumineon, a livello 6, ok, qua sarebbe stato molto più utile il nostro caro amico, come si chiama? Gaetano, no, Lilly. Perfetto, direi di mandarlo a sto punto, raga, perché tanto, anche facendo ipnosi non è che cambierebbe molto la cosa. Non penso che lui abbia grandi mosse. Comunque ragazzi, non so se avete notato, ma le mosse dei Pokémon randomizzati non sono randomizzate, cioè un Pokémon di tipo erba non avrà Magifuoco, cioè avrà le sue mosse di tipo erba. Cioè, almeno credo. Come non detto, c'è un Lumineon che utilizza Raffica. Ora, io non so se può imparare Raffica normalmente, mi sembra un po' strano, però non si sa mai, per il momento non mi sembra, forse può imparare Raffica, io non saprei sinceramente, raga, queste cose qua mi urtano nel profondo, sinceramente. Ipno, o meglio dire Ono, livello 6. Ok, perfetto, mi sto inceppando con le parole, madonna. Sì, ok, Ipno c'ha un po' il culo, c'è un po' impalato, però dettagli. Tra l'altro io non so la strada, raga, quindi vado a caso, devo cercare un po' di strumenti. Ok, bene, piglia mosche, buonasera. Lui manda in campo Behem, ok, perfetto. Livello 7, anche lui ovviamente intoccabile per il mio Ipno. Però potrei provare ad addormentarlo. Heal block. Ah ok, anticura, perfetto, non mi veni. Bella l'animazione di ipnosi. Delle Z che vengono fuori, ZZZ, madonna, Zygarde confirmed, raga. Pound, ok, beh, volendo. Come si è svegliato?
Come si è svegliato? Ma gli ho tirato una pisellata nelle gengive, come ha fatto a svegliarsi? Oh, Gesù. Respira. Vai, Lily, perfetto. Questo gioco qua ho già capito che mi farà bestemmiare pure, non lo so, gli dei ancestrali, cazzo, gli alieni mi fa bestemmiare, gli alieni. Mega Drain, olè, perfetto. Heal Block, adesso raga vado di Mega Drain fino alla morte, sennò altrimenti non ce la si fa più. Olè, olè, dai, muori, 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 caro mio alieno. Ah, a proposito, cazzo, non era voluto il bestemmiare gli alieni con BM, raga, non era voluto. 100.000 like solo per questo, mamma mia. Che fenomeno che sono, madonna, che cosa triste. Siamo quasi a 10 minuti di registrazione, quindi proseguiamo con il nostro bellissimo ipno. Io vado a casa, tu mi sfidi? Anch'io che me lo chiedo, no? Cioè, voi dite, che cazzo te lo chiede fa? Perché è rivestito? Beh, non faccio domande, non faccio domande. Ursaring. Ok, questa cosa qua potrebbe essere altresì pericolosa. Ipnosi, perfetto, raga. Quando possiamo addormentiamoli questi, che io mi cago in mano, altrimenti che... Ho visto gente fare queste Nuzlocke e uscirne totalmente devastata moralmente, psicologicamente e fisicamente. Ho visto gente tagliata per strada dopo aver giocato a Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. Sinceramente, non vorrei fare la stessa fine. Scratch, che pure stab, io bestemmio. Confusione, scramming che se critti. Ok, perfetto, confusione, dovresti andare giù in teoria. Ole, oh, che belli critical inutili, raga. Ma quanto mi mancavano. Oh, Gesù, vai, forse livello 9 addirittura per Ipno. Vai così, grandissima Ono, perfetto. Tra l'altro ho... Volbit. No, dicevo, ho due Pokémon femmina, me ne sono accorto adesso, raga. C'è bisogno di un po' di promiscuità nel mio team. Hashtag promiscuità nei commenti, raga, che questo termine... No, cazzo, devo curarmi, questo qua mosse con le otte. Cheat. Ha mosse con le otter, minchia, questo qua. Aspettate, sapete cosa faccio invece? Cerco di buttarlo giù. Godo! Godo come un muflone, take, ok, perfetto. No, raga, sapete cosa? Avevo paura che si mettesse a spammare doppio team, poi non l'avrei più preso. Ma vaffanculo. Sì, vabbè. E lui si aumenta l'illusione. E io divento cieco. Quando è che lo prendo la prossima volta? Cioè. Ok, la situazione mi sta sfuggendo di mano. Prendilo, mandalo giù, mandalo giù, mandalo giù. Porco il demonio incastrato nei fanali delle auto. Gesù, dai, dammi sta pozione, su. Madonna, si può sclerare dopo due episodi? Neanche, perché il primo non ho sclerato. Dopo in un episodio... vai giù. Niente da fare. Che io volendo potrei switchare, raga, però c'ho un po' paura. Perché non vorrei mai che ci abbia una mossa di tipo coleottero. Che sinceramente fra ipno... E Lilligant preferisco decisamente Ipno. Dai, lo prenderò prima o poi. Porco. Porco, 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 porco. Vediamo di non cacciare le bestemmie. Ok, adesso switch perché non se ne può più. Takele. Quanto è bella la vita, raga. Veramente, siete mai usciti di casa e avete urlato che bella la vita? Io no, io proprio no. Ok, il tuo nemico è debole, vai così. Dai, forza Lily, forza Lily. Io credo in te, non nello switch. Io credo in te, ho detto. Ma allora, questo episodio qua sta venendo un insulto alla decenza. Io perché i Pokémon switch? Perché devono giocare semi-competitive? Perché? Perché? Perché il VGC? Perché il VGC, figliolo? Volbit, tornate a suonare musica. Oh, ce l'ho fatta, finalmente. Per chi la coglie, raga, quella dei Volbit, signori miei. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. È stata la morte civile, raga. Ancora un attimo, mi davo fuoco. Finalmente rispolveriamo i meme del 2017. Del 2017, magari sarà del 2015 sta roba. Ok, una Pokéball potrebbe tornarci molto molto utile. Io, raga, vado un po' a caso perché, tipo, lei la vedo molto molto convinto delle sue potenzialità. Oh, Pokéball, perfetto. Mi devo ricordare, raga, che se trovo una Pokéball per terra è effettivamente una Pokéball e non uno strumento. Quindi dai, affrontami anche tu, raga, che io... Dovete capire che in Insurgence gli allenatori vanno battuti più o meno tutti. Perché se non li battete tutti, morite. Perché sono troppo forti. Oh, Masquerade, lo starter che doveva avere il mio rivale. Guarda. E nulla, vi ricordo che Insurgence è un gioco difficilissimo. Quindi se non batto tutti gli allenatori, poi un giorno mi ritrovate morto per strada. Insomma, siccome so che non lo volete, evitiamo un po' ste cose. Water sport. Cioè, tipo nuoto, no? Cioè gli sport d'acqua. Tipo nuoto, pallanuoto, tuffi. Cioè, water sport. Cioè gli sport d'acqua. Lasciate un dislike. Un bel dislike, grosso come un cantiere navale, per piacere. Ok, defense curl, perfetto, raga. Intanto Ipno è più forte di Lilligant a livello. A livello di livello.
Lilligant a livello di livello è una delle migliori allitterazioni della storia, che è proprio Amleto, chi sei, chi ti conosce. Allora, mettiamo davanti Lily per il momento, direi anche di curare i nostri due Pokémon, che raga non si sa mai, che qua mi aprono a caso. Olè, perfetto, vai, pozione su Lily. Tra l'altro raga, non abbiamo ancora trovato un Pokémon Delta, a me piacerebbe un sacco vederli raga, per vari motivi. Perché sono fighi, perché fanno clickbait, fanno visual. Quindi raga, se riuscite, per piacere, mi rivolgo a voi, Pokémon Delta, venite fuori, che altrimenti non ce la si fa più. Bel Buchinaro Mamt, vieni qua, cioè nel senso no, io fugo, chi ti vuole. Mettiamo un repellente a proposito raga, ma magari anche no, forse per il momento potrebbe anche non servire, sapete. Magari dopo se nella grotta potrei pensare anche di mettere. Ok, lì c'era un boschetto tipo. Ok, perfetto, Beauty Jane vuole lottare, manda in campo Staraptor, io c'ho fuori Lilligant, come cazzo faccio a battere Staraptor che c'ho fuori Lilligant? Allora, fermi, mandiamo Hypno, tra l'altro figa, livello, ho letto livello 9, vero? Minchia, livello 9 raga, come faccio io a sopravvivere in sta serie con i Pokémon a livello 9? Wing Attack Stab, Gesù bambino, Quick Attack Stab, ok, abbiamo finito. Respira. Allora, tu devi morire, perché se non muori è un problema. Tackle Stab, ovviamente, sia mai. Ipnosi, allora, per piacere, devi addormentare, devi ok, grazie Gesù Cristo, io sto cominciando a credere nella tua divinezza, divinità, non so come. Raga, sto impazzendo. Is fast asleep, ma rimanici fast asleep. Cioè non te svegliare, che sennò finisce male qua. Sia per te che per me. Per me perché perdo la serie, per te perché. Ok, perfetto. Mi sono fatto la cacca addosso. Ole, penso che questo Pokémon stia. Ah no, cazzo, è vero che c'avevo. Cos'è sta roba? Teeter Dance, che non so cosa sia sinceramente. Ah, strampadanza. No, per il momento no, raga. Per il momento no, perché anche perché Growl, raga, mi potrebbe aumentare le statistiche in situazioni apparentemente difficili. Quindi direi per il momento di tenerlo. E poi strapadanza nelle battaglie in doppio rischia di essere pessimo. Quindi, ok, penso di aver esplorato questa prima parte di percorso. Possiamo, ragazzi, direi, in questo momento fare che io faccio un piccolissimo taglio. E tra l'altro potevo anche evitare di dare queste pozioni. Vado a prendere delle Pokémon e ci ritroviamo qua fra qualche minuto. Ok ragazzi, eccoci qua, ho preso tipo 5 Pokéball, dovremmo essere quasi nei pressi di questa fantomatica grotta, quindi mi sembra, ok, eccoci qua, dove potremmo in teoria ragazzi avere una cattura, quindi direi subito di provare a cercare un Pokémon. Però prima c'è questo bellissimo strumento che penso sia una Pokéball che ci tornerà sicuramente utile per la cattura, e come non potrebbe del resto. Dite che non si trovano, io che parlo troppo, stavolta lo guardiamo il Pokémon. Oh, attenzione, attenzione, il ritorno. Proprio lei, Serena, attenzione. Mamma mia, sarà contento il buon Tia, ragazzi. Oddio, così di cattiveria, raga. Ci abbiamo Lily e Serena nello stesso team. Va bene così. Un saluto a Tia. Tia, ti prego, guarda sti video, perché ho già capito che verrà fuori ignoranza. In onore dei vecchi tempi, che tanto vecchi non sono. Non so quando sia uscito l'ultimo episodio della Eggloc. 1, 2. Però questo qua fa la fine di Ipno, raga, ve lo dico, io ho già capito, fa la fine di Ipno. Tra l'altro non mi piace il fatto che tu abbia solo Wrap, Wrap dovrebbe... Sì, dovrebbe essere Avvolgibot e non Limitazione, perché Limitazione dovrebbe essere Limitation, in teoria. 1, 2, 3. Chiamatemi Pokémon Master, ragazzi. Ah, si prendono i livelli pure con le catture. Questa cosa qua non me l'ero data, perfetto. Pokémon Tender, ovviamente soprannome, raga. Se non save. Cazzo, è un marocchino. Serena. Ok, perfetto. Raga, c'ho 3 femmine in team. C'ho Lily, poi c'ho Yoko Ono, che c'entra tipo come Pikachu nei Power Ranger, più o meno. E poi abbiamo Serena. Ottimo, mi piace sta cosa. Direi anche, ragazzi, di metterla già davanti per fargli fare. Per farle fare, essendo una donna di tutto rispetto. Le facciamo fare un po' di esperienza. Tra l'altro la team è molto bella e direi di attivare anche il repellente, visto che siamo già a circa 20 minuti e io non vorrei tipo far durare l'episodio 30 anni. Però allo stesso tempo vorrei anche cercare di ottenere sta dannatissima pietra. Questo qua, ragazzi, è Rochet vestito da gnomo irlandese, perché è uguale. Però vabbè, dettaglio. Ma ci ha spinto! Non l'avessi detto. Ciao, Spinda.
c'ha spinta. Io piango sangue, c'ha spinta. Oh Gesù. Mamma mia. Un saluto anche a Luke, raga. Questa è stata una chicca. Questa è stata letteralmente una chicca. Ok, Serena liquida totalmente spinta in tutti i sensi, perché ha fatto Seal. È vero che posso switchare? Sì, mandiamo Lily. Mamma mia. Torniamo seri. Ok, perfetto. Mega Drain, vai. Mamma mia, che robe. Che robe belle in sta serie. Io ho già capito che deve andare a finire male. Troppa ignoranza. Ok, dai, però schiatta. Ole, perfetto. Mandato giù anche questo Seal. Possiamo proseguire. Abbiamo sconfitto il Rocket, raga, con Spinda e Seal. Ci mancava solo Dugong e poi potrebbe... Dugong? Tra l'altro, se notate, Garen è l'anagramma di Rocket. Ovviamente, prima che la gente dica creepy, che cosa dici? Non è vero, sto scherzando, piglio per il culo. Ciao Serena, quanto sei bella dietro di me. Ok, perfetto, proseguiamo dopo sta cosa bruttissima che ho detto. Tra l'altro spero mi si veda bene in facecam, raga. Effettivamente non mi sono curato molto di settarla bene. Però bene, il ca... Sono abbastanza convinto di aver settato un repellente prima. Ah, perché c'ho Serena davanti, che c'ho il livello più basso della storia del mondo Pokémon. Stavo dicendo qualcosa prima, ma ho rimosso dettagli. Hiker Kinman vuole combattere, manda in campo Stalker. Manda in campo Stalker. Ottimo così. Quanto ti faccio con... Ho rischiato la prima morte della serie. Bulldoze, che cazzo è? Ah, Battiterra, giusto. Ok, Battiterra non dovrebbe essere un problema. Tra l'altro Hypno dovrebbe avere una grandi difese, quindi infatti mi sta reggendo da dio questo Pokémon, grandissimo così. Diamo di confusione. Ah, però Pestone potrebbe farmi di più. No, raga, Hypno sta reggendo un botto. Per il momento, raga, sti Pokémon mi stanno abbastanza piacendo tutti. Ci sarà da vedere poi andando avanti nel gioco, più che altro, che cosa succederà quando si aumenterà di livello. Poi in realtà molto dipenderà dalla randomizzazione, raga. Se la randomizzazione mi vuole bene, Charge Beam dovrei reggerlo tranquillamente, no? Ok, vai giù. Perfetto, grande Hypno. Tra l'altro ci stanno morendo tutti i Pokémon, mi piace sta cosa. Ole, Serena livello 9 se non sbaglio, non dovrebbe essere 10. Vespiquen, ole, perfetto. Vespiquen, bel problema. Proviamo a tenere Hypno, direi. No, che cazzo fa? Però non è con molta scelta. Oh, attenzione! Attenzione, primo Pokémon Delta! Bello! C'è da capire il tipo adesso, però. Però mi piace, bello. Adesso scopriamo un attimo magari anche il tipo Ember. Ok, fuoco coleottero. Confusione, non dovrebbe... Ti hanno mai detto quanto sei troia? Ok, perfetto, ho preso... Ah, it's not very effective. E quindi? Potevo arrivarci. Fuoco acciaio. Fuoco acciaio, quindi aspettate, famo una cosa. Famo una bellissima cosa. Allora, con Hypno vediamo di addormentarlo. Ricarichiamo Serena e lo facciamo seccare da Serena. Come ha fatto a burnarmi, figa? Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo addormentato, questa è un'ottimissima cosa. Sto video sta durando decisamente troppo, però raga è il gioco purtroppo. Appena scoprirò come velocizzare, raga, vedrò di fare le cose meglio. Voi consigliatemelo nei commenti perché io non l'ho ancora capito purtroppo. Ok, perfetto, proviamo a mandare Serena adesso, raga. Anche perché Hypno sta prendendo più botte che altro. Vai Serena, perfetto, è il tuo momento. Tu rimani addormentato, ottimo. Water Gun. Vediamo quanto riesco a farti. Grandi, raga, il primo Pokémon Delta, sono felicissimo. Bello, tra l'altro, mi piace. Ho visto dei design in giro e sono davvero fatti bene questi Pokémon. Cioè, non sono forme messe a caso. Ti odio a sangue. Non so come si faccia a odiare a sangue una cosa, però io lo faccio. Perché sono un coniatore di nuovi termini. Nel frattempo, però, ragazzi, è morto, quindi scialla. Vediamo se Serena riesce a salire a livello 10. Attenzione, sale a livello 10, perfetto. Perfetto, battuto questo... Sto ruttando dio, però vabbè, dettagli. Ok, perfetto. Dimmi che ho un... Oh, ho un Burnil. Come faccio ad averlo? Non lo so neanche io, però so che ce l'ho. Ok, perfetto. Dai, non dovrebbe mancare così tanto sta maledetta Rarestone. Magari, raga, adesso balzo qualche allenatore, sennò veramente il video dura 30 minuti. Olè, perfetto. Proseguiamo, andiamo giù. Olè, perfetto. Saliamo queste scale. Tra l'altro ho detto più perfetto adesso che... Oh, c'è una Pokéball lì. Oh, ciao. Creepy sei... lo so, ma non sai come ho dovuto fare le catto su una Nuzlocke. Ok, perfetto, è di qua. Cosa? Chi sei tu? Oh, Gesù, questo sarà un altro culto. Questo, direi... Allora,
se non ho capito male, dovrebbero essere dedicati ai Pokémon i culti. Quindi quello direi che è di Groudon. Morirà prima di raggiungere Telnor Town. Ma chi? Questo augur mi disgusta. Potrebbe portare rispetto almeno per il primo. Ma... ah no, potevo perlomeno provare del rispetto per il primo. Ma questo qua è veramente inutile. Sta praticamente facendo un lavaggio del cervello all'intera regione. Ok, perfetto. Hai sentito quanto è ridicolo? Ok, perfetto. Xerneas? No, dai, non può essere il culto di Xerneas, su. He was born on fire and lightning and he rode Xerneas as a steed. The man's been... ok, perfetto. Quell'uomo... l'uomo che è stato augur per un anno... The man has been. Si può contrarre has been, davvero? Ok, perfetto, è stato augur per un po' di tempo. Olè, perfetto. Ok, mi sembra strano che sia un culto di Xerneas. Probabilmente non ho capito bene io, ma questi sono altri dettagli. Abbiamo bisogno di... ah, dobbiamo tornare indietro? Ah, così? Dal nulla? Non è che mi fate respirare, tipo stoppare l'episodio per dire un'altra. Ok, perfetto, non l'abbiamo trovata la pietra. Dobbiamo muoverci, l'augur potrebbe essere attaccato in qualche... potrebbe attaccare in qualche minuto. Sì, ma io ho perso uno strumento laggiù. Più che vita. Vabbè. Raga, andrò a recuperarlo. Nel prossimo episodio vedremo noi persone che cosa ci aspetta. Detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, invito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Spero che a qualcuno faccia piacere il ritorno dei video abbastanza lunghi. Penso di fare più o meno episodi di questa lunghezza per l'intera serie. Fatemi sapere se li volete magari un pochino più corti. Detto ciò, ragazzi, vi invito anche a premere la campanella e a passare dai social per rimanere sempre aggiornati su tutto. Feed, news, contenuti extra, insomma, ci sono tante belle cose. E nulla, noi ci becchiamo, ragazzi, in un prossimo video.